Allora, buon pomeriggio, benvenuti tutti quanti alla Camera dei Deputati che, come amo dire sempre, è la vera e unica casa del popolo. Lo dico perché i ragazzi non sanno cosa è stata la casa del popolo, quelli che hanno qualche anno in più sì, ma questo affido alla professoressa De Maria il compito di spiegare loro. Ma questa appunto è la casa di tutti noi cittadini italiani. Questa sala è la sala Aldo Moro, chiaramente quindi intitolata allo statista ucciso dalle Brigate Rosse. Come vedete ha un suo alto tasso di bellezza, quindi il luogo migliore per ospitare questo pomeriggio, che è un pomeriggio di bellezza, nel senso che è un incontro buono e bello su un tema che è del presente e del futuro e che ci riguarda tutti, chi per motivi anagrafici, chi per motivi di responsabilità. Quindi io ringrazio Felice Pellagalli per avermi inseguito col forcone, dice vogliamo fare la terza tappa alla Camera, e io sono scappato per poco tempo, tipo 7-8 mesi dopo che ho ceduto. No, non è vero, non è vero. Non è vero. Ho subito detto di sì, approfittando della disponibilità appunto della Camera, e penso che oggi il pomeriggio veramente sarà un pomeriggio importante, che varrà il prezzo del biglietto. Non nel senso economico, ma nel senso che paghiamo, e soprattutto voi pagate la vostra presenza qui, con la moneta più preziosa che c'è, che è il tempo, che è l'unica moneta che non si può ripristinare. Allora, io mi fermo qui, naturalmente sono Antonio Palmieri, è scritto qui, sono deputato di antico corso, oggi compio 18 anni di vita parlamentare, perché sono entrato parlamentare il 29 maggio del 2001, quindi credo che loro non fossero nemmeno nati. E già stavo qui, spero non a combinare troppi danni, ma a cercare di fare qualcosa per il bene comune. L'oggetto dell'incontro e il tema è noto a tutti. Io mi fermo qui con ancora due ringraziamenti, farò il possibile per essere più possibile appunto tra voi, tenendo conto del fatto che abbiamo sia la commissione che l'aula, e di conseguenza il mio primo dovere è fare ciò per cui pro quota voi mi pagate, e di questo ringrazio anche a nome della mia famiglia. Ma al di là delle facezie, credo sia importante ospitare in questo luogo una riflessione di questo tipo. Io personalmente, e anche noi come Intergruppo Innovazione, ne facciamo tanti di questo tipo di incontri, proprio perché pensiamo che sia importante continuare a approfondire un tempo come questo, che è un tempo inedito, lo dico per noi adulti, l'era digitale, che non ha precedenti nella storia dell'essere umano, e che di conseguenza ci mette tutti di fronte al fatto di affrontare un viaggio senza sapere dove andare. Questo però non ci deve far mi tolgo la parola da solo non ci deve far abdicare da una io credo imprescindibile funzione educativa, e guardo da questa parte soprattutto, che riguarda noi che abbiamo qualche anno in più, perché uno dei pericoli di questa era digitale è quella, da un lato, di pensare che basti essere nati dopo il 2000 per essere dei fuoriclasse del digitale, quando così non è, perché essere nativi digitali è cosa completamente diversa dall'essere competenti digitali. E l'altro aspetto è quello che proprio quella moneta a cui ho fatto riferimento prima, cioè il tempo, è quello che normalmente dovrebbe dare all'essere umano una capacità di rapportarsi alle cose mano a mano più capace, man mano appunto che il tempo passa. Quindi veramente benvenuti, buon lavoro, consentitemi di ringraziare il personale della Camera che ancora una volta lavora con noi e con me in particolare per allestire e per rendere possibile questo incontro, e là nell'angolo alla mia sinistra Eugenio Cipolla, che anche questa volta infaticabilmente ha dato il suo contributo perché questo nostro evento potesse aver luogo. Quindi io mi taccio, mi sposto seduto in platea, cedo il comando a Felice Pellagalli, che ringrazio nuovamente per aver pensato questa serie di incontri. Questo è il terzo, come sapete, nel suo programma ce ne sono circa 22 da qui a fine anno, però ha detto che gli altri 19 accadranno dopo l'estate, quindi tutti tenetevi disponibili perché saremo tutti coinvolti a tambur battente da Felicia, che devo dire anche lei instancabilmente
fa un'azione di approfondimento e divulgazione culturale che io credo sia assolutamente necessaria, perché il primo punto dell'era digitale e della rivoluzione digitale è un punto di natura culturale. Bisogna fare quella che San Paolo chiama con la parola greca la metanoia, cioè che noi traduciamo impropriamente come conversione, ma che letteralmente è un cambiamento di mentalità. E quindi questo è il compito a cui credo tutti noi siamo chiamati, ciascuno per la responsabilità che ha. Se sono studente perché sono studente, se sono insegnante perché sono insegnante, se lavoro nel team digitale, come Guido, il mio amico Guido Scorsa, lavoro nel team digitale, se sono temporaneamente da 18 anni in Parlamento come me, a maggior ragione, e di conseguenza, insomma, veramente grazie, perché è un'opportunità preziosa ed era giusto non farla venire meno. Buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.